Buongiorno a tutti. Allora, scusate la faccia, ma sono le 8 meno un quarto del mattino. Sono nella fase scazzo perché sono in quei 5 giorni, gli unici 5 giorni al mese della mia vita in cui desidererei essere un uomo, per il resto non me ne frega niente. Ma anche no. E diciamo che è una giornata un po' così. Non credo sia uggiosa, però è troppo presto ancora per capire che tempo fa. E normalmente non mi alzo mai così presto, però non riuscivo più a prendermi. Ha suonato la sveglia di mio marito, mi sono svegliata anch'io. E quando succede faccio fatica a riaddormentarmi, quindi ho detto mettiamo a frutto questa mattinata e facciamo un video. Allora, questo tanto ieri mio marito mi ha preso una simil, non è la GoPro, perché la GoPro costa 140-150 euro, quindi. Allora, ho preso è una un dupe della GoPro, nel senso che penso sia un similare. L'abbiamo presa tipo 19 euro su un sito, era in offerta. Sapete questi siti tipo Groupon che fanno queste offerte? Risparmia all'80%, questa costava 119 ed era 19. Cioè, sono sicura che non costava 119, non vale 119 euro, però siccome è un grand'angolo, mi hanno detto che distorce parecchio per riprendere i video su YouTube, però io so per certo che la usano parecchi youtuber. Siccome è piccola, compatta, per girare i video in esterna mi serviva qualcosa perché volevo cominciare a fare qualche vlog e girare qualche video in esterna, quindi mi serviva la GoPro. E ho approfittato per vedere. Dico, se non funziona, per fare video su YouTube, mi servirà per fare video da qualche altra parte. Allora, sto bevendo il mio succo d'arancia. Ho fatto colazione stamattina al volo. Dunque, stamattina, come dicevo, vi faccio il video dei miei rossetti tinte X-Matte Chubby di Wicon. Premetto che io alcuni li ho nelle scatole, altri no, quindi per altri dovrò cercare il nome sul sito perché c'è soltanto il numero. Allora, questi qua sono i primi che ho preso. Nello specifico, me ne manca uno. Scusate. Mi manca ciliegia e mi sa che l'ho messo in borsa. Vabbè, non importa. Allora, questi sono i primi che ho comprato. Mi manca il rosso ciliegia perché ce l'ho in borsa. Un attimo. Scusate, le cose non fatte bene a me stanno sul culo, quindi purtroppo sono mio malgrado una persona, una maniaca del controllo, quindi faccio fatica se le cose non vanno come dico io a farmi andare bene. Eccolo qua. L'avevo messo nel beauty della borsa perché l'avevo messo sabato scorso, sabato, quindi per andare in pizzeria l'avevo portato in borsa per rimetterlo. Allora, i primi che ho comprato sono questi due. Allora, no, sì, questi due. Ho comprato questi due all'inizio sul sito internet perché li trovavo quelli più sfruttabili, nel senso quelli che più io usavo. Poi me ne sono letteralmente innamorata e di conseguenza mi sono mossa. Infatti, questo sta quasi finendo, che è quello. Allora, cerchiamo tinte Wicon. Ecco, cerchiamo di capire. Allora, Long Lasting Liquid Lipstick. Scusate.
Vediamo se riesco a... Vabbè, stica. Ecco, mi sa che devo andare sul sito della Wacom direttamente perché... Allora... La lentezza della mia connessione internet di mattina. Non mi interessa iscrivermi alla newsletter. Dai. Peraltro un'altra cosa che mi sta... Che è successo? Un'altra cosa che mi sta profondamente sul culo. Che è una cosa che detesto. Stamattina la prima cosa, aggiornamento dell'iPhone. Perché dico io la Apple manda un aggiornamento ogni 20 giorni? C'ho la carogna quando succede, la carogna proprio, letteralmente. Scusatemi, ma la Apple stamattina si è coalizzata per farmi impazzire. Perché non mi carica. Non mi carica. Ok. Vi spiego, non mi carica la pagina della Wacom perché hanno messo un video all'inizio della pagina che peserà 27.000 kg. E quindi giustamente faccio fatica. Allora, cerchiamo i prodotti. Labbra. E vediamo se riusciamo a... Ma io non voglio le matite labbra. Mi sto facendo aspettare tantissimo. Vaffa in bagno alla Wacom. Rossetti. Sarà in categoria rossetti? Vediamo. Oh, eccola qua. Allora, dicevo, vabbè, questo è il numero, intanto ve lo posso dire con sicurezza, questo è il numero 16 rosso ciliegia. Lo conoscete tutti. Altro che ho comprato è il numero 01 Pink Doll. Allora, intanto mi faccio gli swatch. Mi libero il braccio perché qua lo swatch. Allora, scarico parecchio perché altrimenti combino un casino. Allora, questo è rosso ciliegia. Io comincio a farveli da qua. Questo è rosso ciliegia. Io spero che la luce non falsi. Allora, spero che la luce non falsi. Poi, questo è il numero 35 ed è... No, non è questo. È questo. Questi sono i primi due che ho preso. È il Bare Feeling ed è il numero 35. Ed è quello che sto amando. Ed è quello con finish lucido. Secondo loro lo chiamano, loro dicono che questo è il finish lucido. In realtà io non trovo la differenza con il finish matte. È questo. Allora, ecco, vedete? Questo è Bare Feeling. Ed è un nude. È un nude. Mi spiace ragazze, ma luce naturale in questa casa è impossibile averne, cioè mi dovrei mettere fuori a fare il video e non mi sembra il caso. Poi ho preso questi altri quattro su internet perché mi sono innamorata di quelle due e ho preso questi altri quattro. Ho preso un colore più estivo e gli altri più sfruttabili in tutta la stagione. Allora, uno è lo 01 Pink Doll. Allora, questo mi piaciucchia nel senso, dal sito sembra più smorzato come colore, meno rosa, boh,
troppo rosa, troppo, troppo, troppo rosa. Non mi... Ora vediamo se riesco a farvi capire. Allora, è un colore troppo artefatto, vedete? È troppo artefatto. Mentre sulla... Per questo dico, comprare una cosa su un pallino su internet non è la stessa cosa che provarlo. Purtroppo la Wicon qui da me non c'è. Dovrei andare a Milano, ma non mi sembra proprio il caso. Questo è il 37. Scusate, ma qua purtroppo non c'è scritto. Allora, no, questo non l'ho preso. Per esempio, lo Strong Magenta che sul sito sembra più scuro, l'ho visto da una ragazza in un video su YouTube ed è terribile. Meno male che non l'ho preso perché è troppo forte, troppo acceso. Non... Allora, vediamo se riesco. Sì, scusate un attimo. Ok, il 19 Pink Geranium. Sul sito, ripeto, è più scuro sul pallino del sito. Qua è molto molto più acceso. Questo è quello che ho avuto più difficoltà ad utilizzare perché, nel senso, quest'estate lo puoi utilizzare, d'inverno ma anche no. Di conseguenza farò più fatica ad utilizzarlo questo qua. Vedete? È molto acceso, è molto estivo. Poi abbiamo il numero 25 che è... No, non è questo. Non è nemmeno questo. Scusatemi. Ecco. Il numero 25 si chiama Red Crimson. Questo corrisponde abbastanza. È molto bello. Questo è perfettamente adatto alla stagione che sta per arrivare. E di questo sono particolarmente innamorata insieme a... E poi abbiamo il numero 37, che riusciranno i nostri eroi, Bubblegum Magenta. Questo è sempre finish lucido, ma in realtà no, è perfettamente matto come gli altri. Anche questo è abbastanza bello, mi piace abbastanza e non è difficile da utilizzare anche in inverno. E questi sono i quattro che io ho preso sul sito internet da me. Poi mia sorella, siccome doveva andare alla Wicon, mi ha preso, me li ha provati lei stessa questi tre. Di questi ho la scatola, quindi non ho bisogno di cercare sul sito. Questo è il numero 07 Pink Dust ed è un altro nude, un po' più sul rosa di quell'altro del primo di Bare Feeling. Allora, questi io sono follemente innamorata dei nude di questa linea perché durano un casino e sono pigmentatissimi. Vedete? È questo qua. Allora, i nude di questa linea sono pigmentatissimi. Allora, tolgo di mezzo, ho tenuto le scatole per voi, le tolgo di mezzo perché tra l'altro ve li ho fatti vedere. Questo è il numero 27 All About Love, è un altro nude. Ho preso diversi nude perché io amo i nude. Siccome Bare Feeling mi stava finendo, avevo bisogno di... Ecco, lo mettiamo. Mi sono sporcata, sono un disastro. Ecco, lo mettiamo qua. Ed è questo. Sono tutti molto simili questi qua. Virano alcuni più sul rosa e altri più sul beige. Però i nude, ragazzi miei, sono così, nel senso. E l'ultimo, lampone. Allora, lampone mi piace tantissimo, è stupendo ed è il numero 11. Lo mettiamo qua. Vedete? È meraviglioso. Questo come colore scuro per l'inverno è perfetto. Allora, li metto tutti qua. Più o meno siamo tutti sul genere perché io sono abbastanza monotematica come rossetti, smalti. Mi piace non spaziare troppo perché d'estate mi piacciono i colori shock, i colori rosa shocking, tutti i colori. Però
Allora, un altro capitolo a parte, di questi però ne ho presi soltanto, ne ho soltanto quattro, quindi di Long Lasting Liquid Lipstick ne ho 10, di questi ne ho soltanto 4, vi spiego perché. Mi piacciono meno, non perché non siano buoni, ma perché durano meno. E devo stare lì a ritoccare ed è una cosa che non mi piace fare. Gli X Matte Lip Chubby non sono tinte labbra, sono dei rossetti a lunga tenuta. Per carità, non sono male, però preferisco le tinte labbra, mi durano di più. Allora, questa è la numero 9, Prugna, è l'ultima che mi ha preso mia sorella. È meravigliosa, cioè semplicemente stupenda. Le metto qua sotto. Guardate che bella. È fantastica. E di queste eliminerò anche la scatola. No, di queste mi sa che non posso eliminare niente perché non c'è scritto proprio. Ah no, c'è scritto Prugna proprio sulla cosa. Perfetto, posso eliminare la scatola, che è una cosa che non sopporto. Questo è il numero 11, rosa scuro. Questi li ho presi io. Anche questo è molto bello. Quello sotto, veramente stupendo. Numero 7, rosso ciliegia, che è il dupe, praticamente, no, il dupe, il relativo di queste tinte su, di, delle, delle, scusate ragazzi, delle Long Lasting Liquid Lipstick per l'X Matte Lip Chubby, ed è questo qua. E ovviamente è più chiaro, perché quello lì è più carico. E l'ultimo è il rosa antico 03, preso sempre io. Questo mi piace tantissimo. Ed è questo qua. Ed è un nude. Con le tinte, con gli X-Matte ho concluso. L'ultima cosa è quello che mi ha preso mia mamma. Mi ha preso. Se l'è preso per lei, ma non si trovava. Allora io le ho dato un po' di rossetti miei, che di rossi che non metto perché sbavano, mi danno fastidio. Allora, si chiama Double Sense, è praticamente un rossetto duo, da questa parte è lucido e da questa parte è matte. È un rosso semplicissimo, non ve lo swatcho nemmeno perché. Bene, allora direi che ho concluso. Sto aspettando di poter prendere le cose della le cose da Passione Unghie. Sono un avvoltoio sul sito stamattina, perché vi spiego, quando mettono le nuove offerte c'è la corsa a prendere tutto. Io ho il carrello pieno pieno, sempre tra virgolette, perché sto aspettando che rimettano un IC, quindi è un colore di Passione Unghie che io desideravo avere da parecchio ed è circa un mese che è esaurito. Ora, io speravo che stamattina lo mettessero, però se non dovessero metterlo io prendo comunque perché mi serve la punta, perché smonto, sto smontando con la fresa nuova come se smontassi con la vecchia, perché i cilindretti in carta abrasiva, come vi ho detto ieri, limitano l'attività della fresa, di conseguenza sto smontando con la fresa nuova come se fosse quella vecchia, quindi siccome mi rode abbastanza che mio marito abbia speso soldi per farmi questo regalo, però io non lo sfrutto appieno e i miei mi hanno mandato regalato qualche soldino da poter utilizzare per me, ho deciso di prendere questa punta in carbide. Quindi sono un avvoltoio sul sito perché, vi spiego, c'è praticamente la corsa a prendere tutto. Io ho aspettato il primo del mese, che è oggi in realtà perché il 1º ottobre era sabato e loro il sabato non lavorano, ho aspettato come un avvoltoio. Io mi auguro che valga la pena questa attesa perché spero che mettano di nuovo questo colore. Se non dovessero metterlo io, l'ordine lo farò lo stesso e amen, non avrò un IC, almeno per un altro po', purtroppo. Tanto non sarà sicuramente l'ultimo ordine da passione che farò, questo sarebbe il quarto, no, forse il quinto addirittura, vabbè, comunque. Bene, direi che ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video.
Ciao.